Architetto prima, visionario, guru della materia. Coco Chanel lo chiamava il metallurgico della moda. Metallo che si fonde con esili foglie di carta e le futuristiche sculture in plastica modellate a misura del corpo. Pioniere negli anni 60 di materiali alternativi, soprattutto in uno scenario conservatore dove l'alta moda nasceva da un fitto lavoro di ago e filo. Per primo lui usò pinze per tagliare dischi metallici, plexiglass, accartocciò fogli in cartapesta. Guardava alla luna Paco Rabanne, ad un'estetica lontana nello spazio e nel tempo. Forse sospesa in un tempo indefinito, la metal couture, che sottintende una visione tanto scultorea quanto irriverente verso l'idea di abito, vestì i corpi di Jane Fonda nel film Barbarella, rappresentando magistralmente un'eroina del futuro. E di Audrey Hepburn, con un mini dress di dischetti argento. Il full metal conquista le nicchie dell'alta moda e dell'arte, ma anche l'immaginario popolare. E mentre vinili e metalli si fondono in armonia con fogli sottili di carta, anche la moda esplora orizzonti di possibilità e combinazioni stilistiche tanto prossime all'arte, al cinema, al design, all'imponente architettura che disegna lo skyline della sua mente. E c'è la musica, tanta musica, ad accompagnare ogni falcata delle sue manichen protette da lamine metalliche riflettenti. Reti in plastica che scivolano leggere senza rinunciare ad espedienti stilistici, che evocano a gran voce l'ideale, pronto a diventare battaglia, di libertà femminile in ogni sua forma espressiva. ...1969, un numero, una data, una cifra, una rivoluzione che porta il nome della sua borsa, un oggetto simbolo che ha rivoluzionato la moda nella sua estetica ad alto tasso di design, dall'ispirazione disco futurista contaminata dall'eco cinematografico di Stanley Kubrick, che superò osando, azzardando una previsione non solo di stile ma antropologica su cosa accadrà in futuro. Un futuro che è già oggi ma che forse sarà per sempre. Things have changed. Feeling more and more. Now it's over. Now it's over. And ain't it strange that all alone we could have sold you. Un sentito addio a Paco Rabanne, un altro genio che se ne va lasciando immaginarie sculture robotiche e ninfe con l'armatura nell'immenso archivio che è la moda.